Carissimo padre Giuseppe, tu che hai trascorso quasi tutta la tua vita esercitando il ministero sacramentale della riconciliazione qui a Messina, in questo santuario di Sant'Antonio, voluto ed eretto dal santo fondatore padre Annibale Maria di Francia, e sei stato così autentico padre e guida spirituale di tante persone di ogni ceto sociale che ricorrevano a te, sicuri di essere accolti e di ricevere la parola giusta per la loro situazione, dimmi il tuo segreto. Da dove hai tratto ispirazione, forza, sostegno per questo tuo ministero nascosto, umile, lontano dalle ribalte, ma straordinariamente efficace? Attiravi le anime a te con la tenerezza, il sorriso, l'ascolto paziente, il perdono sacramentale, l'incoraggiamento affettuoso, il consiglio sicuro e l'immancabile caramella. Colgo la tua risposta nel silenzio notturno del santuario. Qui iniziavi la tua giornata immerso nella preghiera. Il segreto, mi sussurri più col tuo esempio che con le parole, è la grande, profonda, continua confidenza ed intimità con il Signore Gesù e la sua Santissima Madre Maria. Confidenza nutrita e vissuta attraverso una abituale e continua preghiera che esprimeva tenerezza del cuore e della mente. Questo, d'altra parte, era stato l'esempio che ci ha lasciato padre Annibale, santo. Caro padre Marrazzo, mi sembra di vederti quando, ancora notte, scendevi dalla tua angusta stanzetta del campanile, dove avevi voluto restare per essere sempre vicino al tabernacolo e recarti davanti a Gesù Eucaristia nei pressi dell'altare di San Giuseppe a colloquio con il tuo Dio e Signore. Solo nel buio attendevi in contemplazione silenziosa le prime luci dell'alba. Hai confidato ad una tua figlia spirituale: sono appoggiato all'altare a distanza di un palmo dal tabernacolo. È dalle tre che mi trovo qui. È l'ora in cui pregava di preferenza Gesù. Mentre la città dormiva, tu vegliavi e pregavi. La notte, si sa, è tempo di rivelazione, di intimità, di apertura al mistero. E dall'incontro diuturno con Gesù sacramentato hai tratto sempre forza, conforto, aiuto e coraggio per affrontare ogni nuovo giorno in unione con Lui, accompagnato dalla Mamma Celeste in cui da sempre hai posto la tua fiducia. Caro padre Giuseppe, da qualche anno sei tornato anche fisicamente in questo santuario. Occupi da figlio autentico la nicchia che fu di padre Annibale e continui ad indirizzare e ad accompagnare a Gesù, presente nell'Eucaristia, quanti entrando ti salutano con un bacio affettuoso e riconoscente. Padre Giuseppe, aiutami, aiutaci ad essere come te.